partito identitario. Non esiste una destra e una sinistra, esistono i territori. Esatto. Allora il partito che deve nascere è il partito del Sud. Il Sud fa un passo avanti. Si cammina verso la strada dell'unità politica dei gruppi regionalisti esistenti sul territorio. Si crea una grande confederazione. Il Giglio rappresenta il collegamento con la nostra storia e con il nostro futuro. Riusciamo oggi ad incamminarci verso un nuovo percorso politico, un percorso che vede l'identità al centro del dibattito politico e l'economia che deve ritornare al servizio del popolo meridionale e che non deve essere più uno strumento di oppressione, di ricatto, di emigrazione delle tutte le persone del Sud. La difesa di tutto ciò che è proprietà dei meridionali, identità storica, culturale, economica e la difesa soprattutto del futuro della nostra terra. Bravo. In sintesi. Gaeta nascerà di nuovo, diciamo, la nostra identità di popolo. Separatismo no vuol dire che noi non accettiamo nessun rapporto politico con la Lega, perché pensiamo che la Lega siano i discendenti dei piemontesi. E ancora oggi ci fanno dire che è il risorgimento a un'idolità. Nasce oggi una nuova speranza per il Sud libero. Cosa ci puoi dire? Nasce oggi, ma come si può dire, è in incubatrice da molto tempo. Speriamo che questo che possa portare finalmente a quegli obiettivi che il nostro amato Sud ha bisogno. La prima azione da fare è questo. Oggi una nuova speranza per il Sud. Nasce un'unione di regionalisti. Cosa ci può dire? Speriamo che questa riunione sia una riunione che rappresenti la fase conclusiva della costituzione di un movimento unico e unitario che possa portare finalmente le nostre istanze nei posti di loro competenza, essere portavoce del malcontento che nutre il meridione e la popolazione meridionale nei confronti della storia e delle falsità che sono state insegnate da 140 anni ad oggi. Per disegnare le linee progettuali di quella che dovrebbe essere la vera rivoluzione del Sud, cioè mettere d'accordo le varie anime che compongono o decompongono il movimento meridionalista per dare vita a un progetto unitario. La politica per un fatto economia, la politica genera posti di lavoro o disoccupazione. Beh, questi partiti da 150 anni hanno generato lavoro a nord e disoccupazione a sud. Stelle del cielo, vai da compagnia, com'è bello. Questa nuova è la maglia nera. Quello che vorrei farvi comprendere è che c'è una necessità estrema di un'azione perché il Sud sta morendo. Qua ci stanno GOP, Standa, Upi, ma che c'è un supermercato a compra Sud del Sud? Non c'è. Io politicamente ti assicuro che fra 10 anni a Gaeta nascerà un compra Sud. La mia opinione è quella di fare il partito qui ed ora. Sicilianismo, indipendenza, separatismo, federalismo, ma qual è la questione? L'obiettivo fondamentale è quello di andare alle elezioni. Oggi non è la politica che governa l'economia, è l'economia che governa la politica. Siamo riusciti a sconfiggere il partito del Nord che va da Rifondazione Comunista a Forza Nuova, uno statuto, ma lo conoscete lo statuto? Quelli che possono pagare le tasse in Sicilia,
tutto ciò che sta sotto il sottosuolo siciliano è della Sicilia, non dello Stato. Addirittura quando va un poliziotto in Sicilia deve essere gradito alla regione, al presidente della regione. Cioè hanno uno statuto, un'autonomia incredibile che non sanno usare. E non vogliono usare. Non vogliono usare, perché siamo 20 regioni, prima eravamo 6 stati. Spiegatemi sta cosa. Poi abbiamo 20 legislazioni. Ogni... Sì. Il bipolarismo crollerà? E se fanno fuori partiti piccoli, uno che non c'ha neanche il 5% è già un'associazione culturale, di che stiamo parlando? Anche Di Pietro potrebbe diventare un'associazione culturale, ma sei un'associazione che non fa cultura. La politica che mira all'Europa, il nostro obiettivo. Com'è possibile che in Italia c'è un partito che difende un'identità settentrionale di un paese che non è mai esistito e noi non siamo cazzi di difendere un paese che è esistito per 7 secoli? Sicuramente ci sta quello che diceva Nando, è un discorso di organizzazione. In modo si sono riappropriati della propria identità culturale, io penso che sono pronti per fare il passo successivo. I tempi sono maturi, le esigenze politiche ci sono, dobbiamo fare questo passo. Si può solo cominciare, secondo me, con una rete di liste civiche. Se non cominciamo a eliminare quella distorsione di fondo che c'è nel rapporto politico tra nord e sud, che è dovuto a un fatto storico ben preciso. Nel 1946, quando è nata la Repubblica, è stato fatto il processo al fascismo, ma si sono dimenticati i padri costituenti di processare i mandanti del fascismo, cioè i Savoia. Quindi, quale migliore occasione per processare i Savoia, liberarci del passato, rettificare la falsa storia risorgimentale, riscuotere, diciamo, il debito che l'Italia ha verso i meridionali con un'azione politica che porti un partito politico forte al Parlamento. Di noi dobbiamo rappresentare i nostri emigranti all'estero, fuori dal regno, dall'ex regno delle due Sicilie, uno che sta a Roma emigrante, pure uno che sta a Roma per noi emigrante, noi dobbiamo rappresentare questi emigranti, ce ne stanno 12-13 milioni da Fondi, da Terracina in su. Ecco, l'obiettivo che questo Partito del Sud oggi si prefigge in Italia. La difesa di tutto ciò che è proprietà dei meridionali, identità storica, culturale, economica e la difesa soprattutto del futuro della nostra terra. Bravo. In sintesi. Chiedo anche se strategia in mente, questi sono obiettivi insomma, chiarissimi e condivisibili al 100%. Ecco. Che ora hanno un punto di riferimento anche politico che è nato a Gaeta e che speriamo si possa diffondere quanto prima nel resto di questo mondo extra regno delle due Sicilie, perché noi stiamo comodamente, ma abbiamo altra gente che sta soffrendo, soffrendo l'essere meridionale, il sentirsi meridionale e non ancora accettato nelle nuove realtà in cui si viene a trovare. Per cui dal punto di vista politico questa è la prima traccia, il resto.